A Letizia di Domenica, nel pomeriggio della domenica, abbiamo sempre il piacere di ospitare degli ospiti che io ritengo, insomma, semplicemente e principalmente amici, ma che sono poi personaggi che ci raccontano le loro avventure di parole o di immagini. Insomma, parliamo di libri molto spesso, ma anche di film, di teatro e così via. In questo caso, il mio amico, insomma, che abbiamo raggiunto telefonicamente, sta per parlarci di un romanzo che è il terzo di una trilogia molto importante, molto interessante, soprattutto, ma che ci trasporta in un'altra epoca, in un altro mondo, in un altro momento, che è inevitabile, insomma, ci trascini all'interno per farci sentire, insomma, come ci si viveva, come ci si trovava all'incirca nel 1600. Ma insomma, io vi sto parlando di un romanzo edito da Einaudi, che è Il Monastero, che è l'ultimo della trilogia, cioè praticamente la prigione della monaca senza volto, che è appunto preceduto, come stavo per dire, da Il Monastero delle Ombre Perdute e ancora prima da Il Marchio dell'Inquisitore, dove esordisce questo frate domenicano che è Girolamo Svampa. L'inventore di queste storie è Marcello Simoni. Ben trovato Marcello, come stai? Benissimo, ciao a tutti, ciao Letizia. Grazie veramente di essere qui con noi, perché questi tuoi romanzi stanno avendo un successo che è esponenziale, insomma ogni storia raggiunge più persone, più lettori, e questo significa che il tuo lavoro di narratore, ma insieme anche di storico e di studioso in certo senso delle cose che narra, sta ricevendo sempre più insomma, riscontro da coloro che amano le storie gialle ma storiche. Raccontaci un po' che cosa succede in questa prigione della monaca senza volto. Certo, innanzitutto quello di cui parlavi io lo interpreto come un atto di fiducia, quasi di affetto, non dico di amore, però di fiducia dei lettori che sanno di ritrovare certe atmosfere tra le mie pagine. Ogni romanzo è una riconferma di quello che vanno cercando. I romanzi sono delle isole, noi scegliamo le isole, soprattutto quelle dove andiamo in vacanza, in base al piacere che ci procurano quando ci troviamo in quei luoghi. I romanzi sono appunto questi. In questo caso siamo nel 1625, ci troviamo a Milano. In realtà la storia parte da Roma, dove l'inquisitore Svampa viene tenuto... viene obbligato a restare appunto in sede, vicino alla sede apostolica, in attesa di nuovi ordini, quando all'improvviso la figlia di un suo servitore, del suo bravo, in realtà del bravo Cagnolo Alfieri, la figlia di quest'uomo viene rapita. Si tratta di una monaca di clausura che si trovava a Monza, e d'un tratto si giunge una notizia secondo la quale questa ragazza, questa giovane monaca, sarebbe stata rapita. Perciò il nostro inquisitore Svampa disobbedisce agli ordini e si reca a Milano alla ricerca di questa ragazza, di questa monaca. Sì. E qui si imbatte in una realtà molto particolare. Siamo nella Milano che potremmo definire manzoniana. La Milano del primo Seicento è in realtà una città non italiana, ma sotto il governo degli spagnoli. Sì. Qui abbiamo l'ombra di Olivares, l'ombra del re di Spagna, ma soprattutto abbiamo una Milano diversissima da quella di oggi dal punto di vista urbanistico, perché era la Milano dei Navigli, una Milano navigabile, una città che si poteva, che diciamo era molto più simile a Venezia della Milano attuale. Sì. Ed è soprattutto la Milano della clausura femminile. Questo è un secolo in cui le monache vengono relegate a una spiritualità che potrei definire sotterranea, mortificatoria. I conventi addirittura vengono privati di finestre, addirittura vengono sigillati i camini. Le monache di clausura non hanno neppure il diritto di possedere carta e penna, perché si teme che possano inviare dei messaggi a dei loro amici o amanti per attirarli all'interno della clausura. Terribile. Dunque lo Svampa si trova a indagare in questo luogo, non può farcela da solo naturalmente, perché ha bisogno di diversi aiuti. Uno di questi è una donna, una cantante lirica, Margherita Basile, che è invaghita dell'inquisitore e accetta di travestirsi da monaca per fingersi una novizia ed entrare all'interno di questi monasteri alla ricerca della monaca scomparsa. Meraviglia, veramente una meraviglia ascoltare te e immaginare già quali siano le atmosfere nelle quali ci si trova attraverso le pagine. Io ho fatto già qualche viaggio andata e ritorno insieme a te nelle tue storie, e quindi so che cosa significa, quanto può essere veramente, insomma, coinvolgente. Ed è strano pensare, ecco,
gioco da lettore che si possa essere così vicini ad una realtà che poi temporalmente è così lontana. A che cosa attribuisci questa capacità di empatia e di immedesimazione del lettore nelle tue storie? Ma sono diverse, è un gioco di prestigio, perché alla fine un romanzo storico non è un saggio storico, deve dare la suggestione, l'illusione dell'epoca passata. Sì. E questa illusione viene costruita attraverso innanzitutto una ricerca storica, perché io prima di scrivere un romanzo, prima di parlare di una determinata epoca, in questo caso del 600, devo affondare le mie conoscenze in quella che è la cultura materiale, cioè come ci si vestiva, la cultura, cioè diciamo gli impianti architettonici delle città, ma soprattutto devo capire la forma mentis, cioè devo rendermi conto di come ragionava la gente, di quali libri si leggevano, di quali idee circolavano, di come si parlava. E tutto questo per cercare di far entrare un po' per volta il lettore nella storia, senza però appesantirlo con delle nozioni. È molto importante nei romanzi storici far entrare un po' per volta il lettore dentro la trama senza tempestarlo di infinite nozioni. Ci sono romanzi scritti benissimo, pubblicati anche di recente, che però hanno questo grande ostacolo. Si tratta cioè di trovare tanti sassolini lungo la strada che non ti consentono di entrare in quella che è la vicenda principale. Pensiamo a un romanzo come I Promessi Sposi del Manzoni, con questo splendido affresco che ci viene offerto del 1600, con i personaggi storici, gli affreschi, le varie descrizioni. Quello che ci importa in fin dei conti è sapere se Renzo e Lucia riescono a sposarsi. Infatti, perciò sì. Noi non dobbiamo mai dimenticare che in realtà stiamo scrivendo un romanzo, stiamo raccontando una storia dove gli esseri umani sono i protagonisti. Sì. Gli esseri umani, anche se appartengono ad epoche diverse, in realtà hanno sempre gli stessi sentimenti e vanno sempre a cercare le stesse cose. Perciò alla fine è questo che interessa al lettore, e dove naturalmente però dobbiamo inserire anche una cornice storica, una ricostruzione che sia appunto attendibile, precisa, per non fare figurati. Certo, insomma. Assolutamente, proprio per non tradire il patto tra lettore e scrittore. Allora, io non posso, come dire, farti dire ancora altro per una questione di tempistica radiofonica, però innanzitutto ricordo quindi a tutti coloro che ci stanno ascoltando assolutamente, insomma, di cimentarsi nella lettura della Prigione della Monaca Senza Volto di Marcello Simoni, edito da Einaudi e preceduto anche dagli altri due romanzi, ma sono certa che una volta che saranno entrati nel mood di Girolamo Svampa, insomma, andrà proprio come treni diretti. E poi a Marcello io chiedo un saluto speciale per i nostri amici del blog Giallo e Cucina, che è il nostro partner in questa trasmissione. Giallo e Cucina è una cosa che vivo tutti i giorni, perché io scrivo, invece mia moglie ha la passione per la cucina, perciò sono tutte e due queste cose componenti costanti della mia quotidianità. Un abbraccio a tutti e soprattutto leggete di più. Grazie Marcello, ti abbraccio forte e spero di vederti presto. A presto.